Sì, è il secondo bando che è in corso e che ha rivoluzionato un concetto che sembrava impossibile. Il faro in funzione, indispensabile per le attività a mare, diventa un bene disponibile per chi lo vuole ottimizzare per ricezione, per attività turistiche, culturali, per sedi importanti. Quindi un cambio di atteggiamento che sembrava un sogno. I militari sono abituati giustamente a mantenere con molta forza i beni che posseggono per le funzioni istituzionali e anche quelli che a volte possono sembrare indispensabili, però sono non in uso e quindi le città ce li chiedevano, però questo era un meccanismo che veniva sempre evitato o addirittura vietato. Oggi l'abbiamo riconvertito, l'abbiamo messo a disposizione delle città, i sindaci sono i veri protagonisti perché è ovvio che i fari noi li liberiamo nel concetto più moderno e attuale, dandole alle collettività, quindi non è che noi valorizziamo un bene perché stabiliamo noi la migliore valorizzazione, facciamo i bandi, però li concertiamo con i comuni che sono i veri gestori dei territori. La campagna anche in questo è superiore perché abbiamo i fari più belli, i posti più belli, concorrente ai bandi molto numerosi, quindi stiamo assegnando una serie di fari, quello di Maiori è un esempio. Quindi abbiamo in Campania dei fari straordinari, molti ancora non messi nei bandi. Io spero che da questo secondo bando possano nascere poi i presupposti per un terzo bando, perché ormai la tecnologia non ti costringe a mantenere tutta la struttura, quindi l'appartamento del farista, le opere circostanti, gli spazi attorno. Quindi tutto questo è un'occasione da non perdere. La Campania, per tanti motivi, deve essere protagonista. Beh, il bilancio del primo bando è sicuramente molto positivo perché abbiamo aggiudicato i primi 9 fari, due sono campani, che danno una risposta di investimento, di canone verso lo Stato e di assunzione di nuove persone in attività connesse alla riqualificazione del faro, dei 9 fari assegnati. Quindi ci aspettiamo sul secondo bando che è in corso e chiuderà a metà di dicembre, di avere la stessa partecipazione. Quindi, per la verità, su questo secondo bando abbiamo esteso la platea dei beni non solo ai fari, ma anche alle torri e agli edifici costieri. E non a caso Torre Angelare è stata inserita all'interno di questo bando. Ci sono state molte manifestazioni di interesse e visite su Torre Angelare, quindi confidiamo nel fatto che anche su questo bene ci saranno tante offerte definitive e possa diventare da costo per lo Stato un'opportunità di sviluppo, soprattutto per investimenti, canoni per lo Stato e opportunità di lavoro.